Ciao ragazzi, come state oggi? Nuovo. Oggi siamo qui per le passioni inutili di Elisa, parte 1. Sì, perché ci saranno molte altre parti. La prima è la più strana, lo so, che sicuramente sentirete, ma sono le candele. Ho tantissime candele, soprattutto in America. Quando ero più giovane ero fissata con la marca Yankee Candle, sono sicura che le conoscete. Sono queste, hanno davvero tantissimi odori, le hanno fatte ogni odore possibile, probabilmente c'è anche l'odore Costa Amalfitana, sabbia, insomma hanno fatto gli odori più assurdi in assoluto e ne ho avute tantissime. E sono stata super fortunata perché l'altro giorno ho guardato tra le mie mail e questa marca di candele, che si chiama Jewel Candle, cioè candele gioiello, mi ha chiesto se potevo mostrare in video una delle loro candele. Io ho detto, mi prendete in giro? Io adoro le candele, sono una droga per me, anche i profumatori, amo entrare in casa e sentire un odore particolare che sia buono e dolce. E quindi mi hanno mandato questa Jewel Candle. Come potete vedere è molto molto grossa. Si comprano solitamente su internet e me ne hanno mandata una al gusto Sweet Cupcake, cioè cupcake dolce. Oh, e l'ho provata già a sniffare. È un odore buonissimo, sa proprio di cupcakes. Non so se voi li avete mai assaggiati. Ed è in questa bellissima confezione in vetro. Non mi piacciono le candele che hanno le confezioni di plastica. Ma la cosa più particolare di queste candele, che io trovo estremamente americana, anche se le fanno in Germania a mano, in America questa è una cosa che piacerebbe tantissimo a tutti i miei amici americani, è che all'interno si trova un gioiello. Questa che mi hanno omaggiato e non riesco ancora a crederci, qualcuno mi abbia regalato una candela, perché è una mia fissa assurda. Nel caso di questa candela, come potete vedere, c'è la forma di un anello. Quindi all'interno si troverà un anello in vero argento. Quindi è anche un regalo carino. E se guardate bene, lo potete già vedere, è qui all'interno di questo sacchettino ignifugo, cioè che non prende fuoco. Non è che mentre bruciate la candela prende fuoco l'anello, no, almeno spero, ma dovete aspettare di consumarla un po' e poi uscirà per l'appunto il vostro regalo. Costano 30 euro, quindi come le Yankee Candles per l'appunto, comunque come qualsiasi candela di qualità, e arrivano anche con questo bel fiocchetto che è anche un piccolissimo booklet, come potete vedere. E qui c'è una mini firma di chi ha fatto questa candela e ha fatto il controllo qualità, e ci dice anche che il gioiello che troviamo all'interno è in argento e può valere fino a 250 euro, e possiamo portarlo anche da un esperto in merito e farlo valutare. Ovviamente a me non interessa, ho sempre addosso cose non di grandissimo valore, basta che mi piacciono. E se condividete la foto della vostra Jewel Candle sui social network potreste anche vincerne una. Sono felicissima, quindi ora la accenderò. Penso che ci vorranno almeno 2 giorni prima che io riesca a arrivare al gioiello all'interno. Ragazzi, ora la accendiamo assieme. Eccomi qui, questo è il punto di camera mia dove tengo il mio specchio ingrandente, dove mi guardo in faccia, voglio morire ogni volta perché è ingrandente, mi si vede da vicino. E tutti i miei profumatori d'ambiente, infatti questa è di Sailor Moon, è un profumatore d'ambiente, questa è una candela. E qua dietro, come potete vedere, ho tutte le mie altre candele. E ora accendo la mia Jewel Candle, sono molto emozionata. Eccolo, appena accesa. Oddio, ha iniziato a bruciare la cera, è un odore buonissimo, molto più buono. Si vede che insomma è fatta a mano e non in fabbrica come le Yankee Candle. Beh, ci rivediamo tra qualche giorno e vediamo soprattutto che cosa ho trovato all'interno. Ok ragazzi, mi sembra arrivato il momento. C'è la cartina che sta iniziando a comparire, ignifuga, e per prenderla uso le mie pinzette. Eccolo! Yay! Ora lo appoggio qui. Vediamo cosa abbiamo trovato all'interno. Come vi ho già detto, l'anello è dentro questa cartina ignifuga, e apriamola, è ancora un pochino sporco di cera. Avrei potuto sciacquarlo effettivamente, anziché sporcarmi tutte le mani di cera. Ed ecco il nostro anello! Vado a sciacquarmi un pochino le mani così lo vediamo meglio, e butto anche tutto questo. Ed ecco qui il nostro anello, ho ancora le mani un pochino sporche di cera, su un diamantino rosa, e sapete che il rosa è il mio colore preferito, e come potete vedere qui ci dice che è d'argento. Ora lo provo, dovete sapere che io ho le mani molto molto piccole, quindi spero che non mi stia largo. Oh, ho trovato il dito perfetto, qui mi sta perfettamente, e devo ammettere che è davvero davvero carino. Sono davvero felice e soddisfatta dell'anello che ho trovato all'interno di questa candela. Ecco qui la mia Jewel Candle, e appoggio un attimo prima di rimettermelo di nuovo qui l'anellino che ho trovato. Devo ammettere che sono rimasta davvero molto molto soddisfatta da questa candela. Come vi ho già detto, io ho la fissa delle candele, penso proprio che ne ordinerò altre, hanno un sacco di gusti interessanti. Ci sono anche diverse dimensioni e potete anche trovare in alcune dei braccialetti in futuro, ma anche degli orecchini. Quindi questa è decisamente la candela che fa per me.
Per arrivare al gioiello l'ho fatto andare circa 2 sere ed è bastato. Se piacciono anche a voi le candele, fatemelo sapere e vi farò vedere tutta la mia collezione, che è vastissima. Quindi fatemelo sapere nella descrizione. Oltretutto, se andate sul sito che vi lascio qua sotto e mettete il codice ELISA2, avrete il 20% di sconto sulla vostra Jewel Candle. Quindi nel caso in cui vi sia piaciuta tanto come è piaciuta a me, potete usare questo codice sconto che sono stati così gentili da darmi e da dare a voi. Se a voi per caso non interessano le candele, in ogni modo mi sembra anche un bel regalo, magari per un'altra appassionata di candele, o per la festa della mamma, o per i vostri genitori, o per i vostri amici. Insomma, a me sembrano molto molto carine. Ora mi rimetto il mio anello. Quindi fatemi sapere nella descrizione cosa ne pensate, se amate le candele, insomma tutto come al solito. E ci vediamo molto molto presto. Vi ricordo anche che sono su Facebook, Instagram e raramente su Twitter. E... yay! Ciao!